ricevuto un premio così importante oggi qui al Museo del Bergamotto. Un bergamotto da 1,5 kg, ragazzi, questo è il premio più bello che potete avere in natura, me lo porto a casa, lo metterò sul comodino, là fanno casino, ma questo è il bello della diretta. Che dire, venite al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria perché è un posto unico, incantevole, poi in queste occasioni, che dire, ragazzi, viva la Calabria e viva la sua parte più bella, naturale, la madre natura. Io sono calabrese. E fa piacere perché il bergamotto è un bene identitario, cioè più identitario di questo in Calabria, davvero non c'è altro, perché è il bergamotto con quelle proprietà, con quegli oli essenziali, eccetera, è solo calabrese. Hanno cercato in tutto il mondo di copiarlo, ma non ci sono riusciti. Quindi qualcosa legata a questa eccellenza regionale che però ha un difetto grave, cioè nasce calabrese e arricchisce fuori dalla Calabria. Per Goel Gruppo Cooperativo sicuramente è un altro segno di essere sulla strada giusta, incoraggia noi tutti, incoraggia i nostri soci e dà valore al progetto che stiamo facendo, e crediamo anche che dia comunque un esempio a una platea come questa che stasera possiamo essere presenti. Voi avete subito spesse volte della criminalità organizzata? Allora, Goel ha subito degli attentati, ha subito diversi attentati, da adesso almeno 5 anni non subiamo più, perché abbiamo reagito agli attentati, alle violenze dell'attentato con la festa, e questo ha creato un clima diverso nella popolazione, ha creato speranza e ha dato consenso, e questo evidentemente non era quello che chi faceva gli attentati voleva produrre.